Buongiorno, ben arrivati in biblioteca. Questo è l'ingresso, il nuovo spazio dove faremo l'accoglienza dei lettori e quello dove vedete adesso il sindaco e l'assessore. Buon pomeriggio a tutte e tutti voi. A voi che da casa ci state seguendo, spero in tanti, e ai pochi, pochissimi invitati, in realtà, almeno per come avevamo inizialmente immaginato questa giornata, che sono qui con me, che sono qui con noi, come si suol dire di questi giorni in presenza. Purtroppo non potevamo fare in altro modo e le ragioni credo siano ormai note a tutti quanti. Nei limiti di distanza, staticità e i tempi contingentati di una diretta web, quindi, cercheremo comunque di farvi partecipi dei luoghi, dei pensieri, dei sentimenti che oggi animano e che sono certo, quando tutti voi avrete modo di vedere di persona la nostra rinnovata biblioteca, e vi invito a farlo non appena sarà possibile, colpiranno anche voi. Vorrei quindi cominciare questa speciale celebrazione con i saluti e soprattutto i ringraziamenti alle autorità presenti, i miei colleghi sindaci di Casaletto di Reno, Massimo Bosso di Monte San Pietro, Monica Cinti, a Simona Lembi in rappresentanza con noi della città metropolitana, oggi anche consigliera comunale di Bologna, ma in quel 1990, mi piace ricordarlo, non solo cittadina zolese, ma anche e soprattutto rappresentante d'istituto di quel di Salvelli. Ai familiari di Deborah Lutto, di Antonella Ferrari, di Alessandro Gennaro, le nostre concittadine di quel 6 dicembre 1990, unitamente a tutte le altre famiglie così duramente colpite quel giorno. A Stefano Fiorini, mio predecessore, che avviò proprio sul finire del suo mandato il primo stralcio di lavori di riqualificazione di questa nostra biblioteca. Ringraziamento che estendo anche ai componenti della mia giunta, qui presenti, alla Presidente del Consiglio Comunale in rappresentanza di tutti i consiglieri comunali di Zola Pregoso. E un gigantesco grazie per il grande lavoro svolto in questi mesi, in questi giorni, su questo nostro progetto. Lo voglio rivolgere anche a tutto il personale degli uffici lavori pubblici, comunicazione, cultura, biblioteca, con una particolare menzione, permettetemelo, ai nostri due bibliotecari, Gabriele Mignardi e Fabrizio Di Tommaso, per la cura e la passione dedicata a questo progetto. Infine, consentitemi di ringraziare anche tre aziende del nostro territorio, Biochimica, Rekip e OMSI, che attraverso donazioni di arredi e opere artistiche che avrete modo di vedere anche nel tour virtuale che faremo prima di concludere questa cerimonia, hanno voluto sostenere e accompagnare questo progetto di rinnovamento della nostra biblioteca. E dunque, benvenuti in questo pomeriggio che sogniamo da tempo, che l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo da ormai quasi un anno ha sicuramente contagiato, deabilitato, stravolto la forma, ma che nulla ha potuto e può, nulla ha cambiato e cambia nella sostanza. Sostanza che è l'orgoglio che ho e che abbiamo nell'essere qui a parlarvi della nostra biblioteca e non solo. Un progetto che parte da lontano e che nelle sue ultime tappe in prossimità dell'arrivo si è arricchito di un ulteriore valore aggiunto di cui già abbiamo dato notizia, ovvero di una intitolazione particolarmente sentita e speciale per tutta la nostra comunità. Permettetemi però di spendere pochi minuti per ripercorrere e raccontarvi questo progetto multivaloriale, la dico così, che oggi ci consente di consegnare alla nostra comunità, a tutti voi e non solo, un luogo, uno strumento, un servizio, una memoria colmi di significato. Un progetto che parte da lontano, dicevo prima, da quando, accantonata l'idea di dare a Zola Pregoso una nuova biblioteca,
abbiamo deciso non di rinunciare, ma di rendere adeguata quella che già avevamo, ampliandola negli spazi e nei servizi e soprattutto abbattendo le tante barriere architettoniche che presentava e che ne impedivano l'accesso a tutti coloro con disabilità motoria. Del resto, come si può evincere dai ricordi, per chi di voi ha almeno mezzo secolo di primavera, però, o dalla scritta che abbiamo voluto recuperare proprio su una delle facciate dell'edificio in pietra vista, la nostra biblioteca è ricavata tra mura datate e adibite un tempo a tutt'altro. L'edificio principale dove mi trovo ora è quello in pietra vista, dei primi anni del Novecento. Fu infatti la prima scuola elementare del paese, in zona Pregosa. L'altro, adiacente, edificio colonico dell'Ottocento, allora di pertinenza del vicino Palazzo Stella, divenne Casa del Fascio negli anni 30, poi Casa del Popolo nel dopoguerra, fino a sede di uffici comunali prima del trasferimento di questi nel nuovo e attuale comune. E allora il tema non era avere una nuova o una vecchia biblioteca, volevamo una biblioteca all'altezza. All'altezza del numero e delle aspettative dell'utenza che da anni con soddisfazione registriamo, ma soprattutto all'altezza di ciò che è una biblioteca, luogo di saperi e conoscenza, ovvero libertà e indipendenza, luogo di gratuità, dimora del prestito, ossia condivisione e fiducia, luogo e fucina di uguaglianza e democrazia. Luogo di tutti e per tutti, perché, come ha avuto modo di scrivere anche John Palfrey, giurista ed esperto di nuovi media e proprietà intellettuale, nel suo saggio Bibliotech dice: i nostri spazi pubblici sono incalzati da interessi privati, nella vita reale come online. Le biblioteche, invece, restano uno spazio di tutti, influente e affascinante all'interno delle comunità di tutto il mondo. Ecco allora da dove nasce questo progetto che parte da lontano. Così, quasi un anno e mezzo fa, sono cominciati i primi lavori, eseguiti per stralci per cercare di impattare il meno possibile con i servizi, che hanno consolidato dal punto di vista sismico le strutture esistenti, aggiunta una nuova ala a due piani, che sarà dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi, un nuovo archivio, quindi la sostituzione di tutti gli infissi per migliorare sia la prestazione energetica di tutto il complesso che l'insonorizzazione fondamentale per un luogo di studio e lettura, qual è la biblioteca. Giungendo infine, in ottica abbattimento barriere architettoniche, all'installazione di un ascensore e di una generale rivisitazione di tutti gli spazi, dalle singole stanze di studio e di lettura ai bagni, completamente rifatti e adeguati in termini di accessibilità. Un investimento complessivo da circa 700.000 euro. Ma dopo averla ampliata, rinnovata, adeguata e resa fruibile a tutti, abbiamo realizzato che alla nostra biblioteca potevamo dare un ulteriore valore da custodire e portare negli anni, quello della memoria, attraverso un nome, quello che la nostra biblioteca fino ad oggi non ha mai avuto. Erano anche arrivate proposte mesi addietro, le ricorderà anche Stefano Fiorini. C'erano abbozzati ragionamenti, ma ci eravamo sempre detti di attendere l'approssimarsi del fine lavori per capire meglio come orientarci. Poi, qualche mese fa, nel rileggere il cronoprogramma degli ultimi interventi ancora da fare, erano tanti a dire il vero, si ipotizzava di finirli i primi di dicembre. I primi di dicembre. Un lampo, un tremore, un ricordo. I primi di dicembre. Vedete, io sono in classe 1975. Quella mattina, quella del 6 dicembre 1990, anch'io, quindicenne,
insieme ai miei compagni ero un banco di scuola dell'istituto Codone Belluzzi, quartiere Barca, a qualche centinaio di metri in linea d'aria dall'istituto Salvemini. Le finestre della nostra aula davano sull'asse attrezzato ed eravamo nell'ora di italiano, ricordo come se fosse ieri. La professoressa Baroni, di cui conservo non solo il nome ma soprattutto un bellissimo ricordo, ci stava leggendo i Promessi Sposi. Ad un tratto un compagno ad alta voce, alzando il cielo, interruppe il racconto. Un paracadutista si è lanciato e là, guardate! Pochi in realtà di noi seppero cogliere quell'attimo e presto Don Abbondio si riprese l'intera scena, fin tanto che sull'asse attrezzato cominciarono a sfilare ambulanze, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, direzione Casalecchio. Erano un continuo, un convoglio urlante e luminoso. La professoressa interruppe la lettura per la seconda volta e ricordo ancora l'angoscia nei suoi occhi e nella sua voce. Scusatemi, ci disse, ma quella vista mi riporta al 2 agosto 1980, alla bomba alla stazione. Deve essere successo qualcosa di tremendo. Pochi minuti dopo si interruppero tutte le lezioni. Le notizie correvano acri come il fumo che in lontananza si sperdeva in cielo. Il resto di quel giorno lo conoscete tutti. Il valore della memoria, della loro memoria, porterà la nostra biblioteca, portandolo per sempre, vincendo così anche il tempo. Quel tempo che 30 anni fa, proprio di questi giorni, in un destino ingiusto e inaccettabile, che non ha trovato alcuna responsabilità, venne troncato per 11 ragazze e un ragazzo che dai loro banchi di scuola, non fecero più ritorno. Tra quelle ragazze anche Alessandra, Antonella e Deborah, allora nostre concittadine. Il loro nome sarà quello della nostra biblioteca e con il loro ricordo quello di tutte le altre vittime di quel 6 dicembre 1990. Nel trentennale della strage, quindi, aggiungiamo alle tante azioni e iniziative già intraprese in questi anni da tutti i nostri territori anche questo rinnovato luogo di conoscenza, di cultura, di sapere, di studio, di formazione e informazione, quale impegno civile di ricordo e di memoria all'interno di quell'azione e ragione comune che da subito e da sempre per tutti noi salvemini ha saputo divenire ed essere. Mi fermo qui, ma permettetevi nel chiudere questo mio intervento di lasciarvi con una brevissima lettura. Prima di passare la parola alla nostra assessora Giulia degli Esposti, assessora alla scuola, alla cultura, quindi a Roberto Aluto, papà di Deborah, ma anche presidente dell'associazione Vittime del Salvemini, e poi procedere insieme a loro alla scoperta della targa di intitolazione che appena possibile verrà collocata anche all'esterno, all'ingresso della nostra biblioteca. Qualcuno di voi lo sa? Sa che sono amante della lettura, della scrittura e della poesia e che a volte ci diletto anche. Bene, a quel 6 di dicembre, qualche anno dopo, ancora ragazzino, dedicai proprio alcuni versi, semplici, giovanili e senza pretesa alcuna, lo dico subito, ma che in questa giornata, in questo momento, in questo luogo, in questo contesto, in me rivivono ancora. 6 dicembre 1990. Come ogni mattino avevano preso le strade di sempre, salutato con le stesse parole in uguale maniera, senza far caso a quel 6 di dicembre, a quel suo ultimo freddo sole di un giorno senza una sera. Colori e promesse dentro lo sguardo, giardini di vita dove tutto s'avvera, solo il tempo,
solo il profumo ne lascia un tempo bastardo, caduta la grandine sui fiori di primavera. E nel silenzio c'è ancora lo squarcio tra le mura annerite, c'è ancora un cielo che ha perso il suo blu, si oda ancora il boato, le urla, i singhiozzi, i voci impaurite, nella notte del vento ancora si grida mai più. Con noi, per sempre, Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Elena, Carmen, Alessandra. Grazie. Giulia. Che emozione. Dopo il sindaco sempre così bravo, efficace e sensibile, penso che si sia visto e sentito e percepito l'emozione e l'impegno e la forza di questo giorno e di questa scelta. Io mi unisco a lui nei ringraziamenti, nei saluti, nell'orgoglio di poter aprire in modo un po' simbolico finalmente questo edificio. E l'emozione di poter essere qui oggi, anche se con una cerimonia ristretta dei partecipanti e svolta in prevalenza online, è doppia. Sia per la scelta di intitolare a Deborah, Antonella e Alessandra questo luogo, una scelta che ci ha convinti fin dall'inizio, non solo per l'importanza che ha e che avrà questo spazio per Zola, ma anche perché la biblioteca rappresenta per i giovani e per gli studenti un luogo di frequentazione quotidiana, un luogo dove studiare, approfondire, ma anche ritrovarsi, conoscersi, scambiarsi opinioni, scoprire passioni, magari innamorarsi, fare amicizia. E quindi ci è sembrato fin da subito lo spazio giusto per ricordare tre giovani ragazze, esattamente con lo stesso spirito costruttivo che in questi anni ha sempre avuto l'Associazione dei Familiari, che è riuscita in questo lungo lasso di tempo a trasformare questa tragedia in un ricordo propositivo, in un servizio a favore degli altri e della comunità, come l'azione che l'associazione svolge presso il Centro per le Vittime di Casalecchio. Allo stesso modo, anche noi abbiamo cercato di fare memoria in modo positivo e siamo sicuri che questa intitolazione servirà a tutti, soprattutto ai più giovani, a tenere scolpito nel proprio cuore il ricordo di tre ragazze giovani, spigliate, intelligenti, preparate e strappate agli affetti dei loro cari, ma soprattutto ad avere sempre, tutti noi, la consapevolezza che fatti del genere non dovrebbero mai accadere. Le biblioteche sono luoghi di aggregazione, dove ci si arricchisce, ci si forma, si amplia la propria cultura. Sono luoghi, lo ha già detto anche il sindaco, democratici per eccellenza, per loro natura, dove chiunque può accedere ai libri, alla lettura e alla cultura. Sono un servizio che anche durante il lockdown della primavera scorsa, qui a Zola, ha sempre continuato a garantire in qualche modo, con grandi difficoltà, ma lo ha sempre fatto, il prestito librario. E ha fatto compagnia ai bambini con le letture virtuali, ha dato un supporto importante agli studenti e alle scuole che erano in didattica a distanza, garantendo appunto il prestito dei libri. Il servizio al pubblico della nostra biblioteca non si è mai interrotto e, se non in coincidenza, poiché c'erano le lavorazioni, i lavori di ristrutturazione in corso, con alcuni lavori più impattanti. E noi di questo siamo molto orgogliosi e di questo ringraziamo tutti i dipendenti comunali della biblioteca, ma anche dell'ufficio tecnico, dei lavori pubblici, che con la loro disponibilità e il loro lavoro lo hanno reso possibile. Anche perché questa ristrutturazione nasce direttamente anche da loro. La fase progettuale di cantiere si è svolta con un confronto continuo tra bibliotecari e progettisti, con l'obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio riqualificato,
secondo le migliori esperienze del settore e con l'esperienza di chi lo spazio lo vive e lo fruisce tutti i giorni. Nello scorso mandato, anche dopo un'indagine svolta con gli utenti della nostra biblioteca, ci eravamo convinti della necessità di ampliarla, di rimuovere le barriere architettoniche, che essendo uno stabile storico, sviluppato su più livelli, erano molto respingenti per le persone con disabilità. E quindi con il sindaco, l'ex sindaco Stefano Fiorini, che ringrazio anche io, mentre eravamo in giunta, sia io che Davide, l'attuale sindaco, abbiamo deciso insieme di approvare i lavori di ristrutturazione e di ampliamento, il progetto che oggi finalmente restituiamo alla nostra comunità, convinti che sia stato eseguito un ottimo lavoro e di cui siamo molto orgogliosi e andiamo fieri. Lavori che hanno messo al centro sia la sicurezza degli ambienti che la loro accessibilità, ma soprattutto hanno messo al centro la possibilità di dare nuovi spazi ai lettori più giovani, ai ragazzi e ai bambini. La nostra biblioteca infatti si amplia, diventa più grande, nasce una nuova sezione dedicata ai bambini e ragazzi che hanno uno spazio tutto per loro, molto accogliente, dopo lo visiteremo, nuovi volumi da consultare e anche una nuova suddivisione, una nuova organizzazione che vedremo con delle icone che dovrebbero anche facilitare la consultazione dei libri, con una proposta grafica che oltre alle icone e oltre alla suddivisione in sezioni qui all'interno è coerente con i murales che vedrete, che forse avete già visto da alcune settimane anche all'esterno della nostra biblioteca. Al secondo piano, inoltre, si è aggiunta una nuova sala studio che si affianca a quella già esistente e che negli anni passati registrava il tutto esaurito. Anche in questo caso è uno spazio che potrà essere apprezzato soprattutto dai giovani studenti. E quindi io come assessore, oltre che alla cultura, anche alla scuola e alle politiche giovanili, non posso che essere particolarmente soddisfatta di questa nuova centralità che diamo ai ragazzi nella nostra biblioteca comunale. Quando ero adolescente io si diceva che Zola offrisse molto poco ai ragazzi e io credo che ora, con tanti interventi come questo e con altri interventi che abbiamo in mente, il nostro comune stia cambiando, stia migliorando da questo punto di vista. E il nostro impegno è quello di continuare in questa direzione e rendere la nostra comunità sempre più attenta a bambini, adolescenti e giovani. Tornando all'intervento in biblioteca, i lavori sono stati anche l'occasione di rivedere la collocazione dei libri, la segnaletica interna, i murales esterni che sono stati disegnati e dopo lo vedremo anche direttamente all'opera da un giovane ragazzo, Mattia Moro, che fra l'altro in una così bella liaison ha fatto il servizio civile qui, quindi una bellissima esperienza che prende ancora più forza e valore. Ma ci sono anche delle altre opere d'arte che dopo vedremo, di Nicola Zamboni, di Sara Bolzani, di Eva Marisaldi, nella consapevolezza che la cultura, la bellezza aiutino e rendano anche più piacevole la fruizione degli spazi, lo studio e lo stare insieme. Anche a questi artisti va il nostro ringraziamento. Avevamo ovviamente pensato a un altro tipo di evento per questa inaugurazione e intitolazione. Ci sarebbe piaciuto moltissimo condividere con tanti cittadini interessati una giornata di festa importante, con una visita guidata nei nuovi locali, con dei tour per i più piccoli, con dei laboratori, con eventi collaterali culturali. Purtroppo questo non è possibile ora, è solo rimandato. Sicuramente recupereremo questo momento, ma credo che anche questa visita virtuale che fra poco faremo permetterà ai cittadini di iniziare a entrare in questo nuovo spazio che presto diventerà loro a tutti gli effetti e sarà uno spazio che servirà ad accrescere il senso di coesione sociale della nostra comunità. Siamo molto felici, molto soddisfatti di questa apertura e dopo, attraverso la visita virtuale, spero che possiate rendervene conto anche voi. Grazie a tutti.
Buonasera a tutti. Stavo pensando, mentre parlavano il sindaco e l'assessora, a cosa veramente dire, perché in questi tempi molte sono le cose che mi sono state chieste e alla fine si parla sempre delle solite cose. In tutti questi anni si sono ricordate per parecchie volte, per parecchio tempo, le ragazze del Sanvemini, la strage del Sanvemini. Molte volte, molte cose sono state fatte, diciamo, senza un riscontro visivo. In questo senso mi spiego. Se noi facciamo un incontro in cui discutiamo e parliamo, va tutto bene. Se noi invece facciamo un qualcosa per cui uno, durante il suo percorso privato, incontra per la strada o da qualche altra parte, probabilmente la curiosità lo invita a capire il significato di quello che legge. Queste sono le differenze, diciamo. Tutto va bene. L'importante è ricordare, perché la memoria è importante, soprattutto in questo caso, a mio parere, ricordare in questo modo dà la possibilità ai giovani di fare cultura, che è la cosa più importante. Io credo che in questi anni la cultura sia stata ridotta, mi viene da fare l'esempio, a uno di quegli stracci che noi calpestiamo quando entriamo in casa per pulirci le scarpe. Ed è la cosa più triste che possa accadere, perché questo non dà la possibilità alla gente di maturare, di conoscere, di capire, ma soprattutto di difendersi. Io ho usato e continuerò a usare la biblioteca come semplice fruitore, perché data l'età, diciamo così, il mio compito è quello di continuare a fare la cultura personale, quindi a prendere i libri in prestito e a restituirli. Ma questo era già un ambiente che non attirava, a mio parere, i giovani, oppure li obbligava a venire, ma non li stuzzicava. Vedendo invece come è stato trasformato, mi dà l'impressione che possa attirarli meglio e dargli una struttura che ai tempi in cui siamo possa servire maggiormente. Mi fa piacere e spero che il lavoro che stanno facendo a Zola in questo senso come cultura sia un lavoro importante, perché io ritengo che lo debba essere. Tante cose sono state dette ormai sul Sanvemini e sulla strage del Sanvemini, non mi vorrei ripetere. In questi giorni una cosa importante ho sentito, secondo me nuova, nel senso che pochi l'hanno ripetuta in questi 30 anni, ed è stato quello che ha detto ieri il Presidente della Commissione Europea, che ha ricordato che le vittime debbono avere un ruolo nelle istituzioni, devono essere fatte leggi a protezione delle vittime, le vittime hanno diritto a essere nel procedimento penale, perché deve essere così, le vittime hanno lo stesso diritto dei rei. Questo è un discorso importante che spero finalmente possa avere seguito. Grazie a tutti quanti. Ci avviciniamo, chiedo a Roberto di affiancarmi, anche a Giulia, perché è il momento di scoprire la targa che, come vi dicevo, verrà poi installata all'ingresso della nostra biblioteca, che da oggi avrà un nome, e il nome è quello di Deborah, di Antonella e di Alessandra. Bene, adesso chiedo a Giulia di farci da cicerone, perché vi porterà
lungo i corridoi e le stanze di lettura e di studio della nostra biblioteca, in realtà non tutte, alcune, le principali, prego, e proverà a illustrarvi le novità della nostra biblioteca. A dopo! Allora, qui ci stiamo per avvicinare a questa nuova ala dedicata ai bambini e ai ragazzi. Come potete vedere nel mio discorso vi raccontavo il fatto che la nostra biblioteca è abbellita, arricchita da alcune opere che ci sono state donate. Noterete su tutti i muri della nostra biblioteca una installazione di un artista, una nostra concittadina che è anche una lettrice, frequentatrice della nostra biblioteca, Eva Marisaldi. E così girando per i locali della biblioteca potrete farvi incuriosire da quest'opera che racconta come un filo alcune tracce, alcune parole che lei ha voluto raccogliere e sottolineare da libri particolarmente significativi. Potremmo dire che è una sorta di consiglio alla lettura dell'artista. Eccoci qui nella sala bellissima, quindi chiedo alla regia di fare una panoramica, perché è veramente una sala splendida. Come è la sala dedicata, si vede, ai bambini e ai ragazzi, ci sono questi bellissimi colori, questi arredi molto, molto accoglienti, fa venire voglia di sedersi, leggere o ascoltare una storia. Questa sala è stata realizzata grazie al contributo di un'azienda del nostro territorio, partner nostra, che è Biochimica, e lascio adesso la parola per un saluto alla dottoressa Scapoli di Biochimica. Grazie, ringrazio io in primis, sì. Ringrazio qua, in vicino primis alla targa pubblica. Ah, mi devo avvicinare? Così inquadriamo anche la targa dedicata. Esatto, ringrazio io in primis, mi tolgo un attimo che è giusto, insomma, possibilmente di vedersi anche in faccia. Ringrazio l'amministrazione comunale perché, come diceva prima il sindaco, abbiamo iniziato questo percorso insieme all'ex sindaco Fiorini e poi ovviamente sono andate avanti le cose con Dall'Omo, con l'assessora che oggi abbiamo conosciuto, e siamo molto orgogliosi di questo intervento. E ci fa piacere che partiamo appunto dai piccoli, quindi con questo bello spazio bimbi, abbiamo contribuito anche a una sala che vedrete dopo sopra, che è anche un po' un'innovazione all'interno della biblioteca, che si chiama Edicole Ristoro, ed è un bel esempio di come il pubblico possa collaborare con il privato. Abbiamo anche partecipato alla scelta degli arredi, benché chiaramente seguendo delle indicazioni di massima giustamente da parte dell'amministrazione, e quindi siamo ben contenti, insomma, di aver potuto coniugare questo intervento, peraltro celebrato in una giornata particolare con una dedica anche della biblioteca ad un momento e a delle persone, insomma, significative per quello che è il territorio, sicuramente del nostro territorio, a quello che sono stati 50 anni di Biochimica nel territorio sempre di Zola Predosa, e speriamo tanto futuro sia alla biblioteca che a noi, ovviamente. Grazie. Grazie. E adesso, proprio perché questa è la sala dedicata ai più piccoli, abbiamo una lettura da parte di Fabrizio Di Buongiorno. Tommaso, il nostro ciao, bibliotecario e lettore. Grazie, ciao. Allora io faccio un saluto a tutte le piccole lettrici e piccoli lettori, spero di vedervi presto dal vivo, però visto che non possiamo ancora stare vicini per le nostre letture, io farei una lettura, se posso, magari vado a mettermi proprio su questa arena, così facciamo vedere anche gli spazi che poi potranno utilizzare. Allora, qui c'ho tutta una serie di libri, non so se qualcuno si ricorderà il libro che era lo sfondo delle letture durante il lockdown che ci hanno accompagnato, sicuramente i bimbi se lo ricordano, io però avrei scelto questo, che si chiama È un libro. È un topo, è un asino, è una scimmia, è un libro. Ma cos'hai lì? Un libro. E dove schiacci per fare lo scroll? Non faccio lo scroll.
giro le pagine. È un libro. E puoi scrivere sui blog? No. È un libro. Ma dov'è il mouse? E puoi farli combattere, i personaggi? No. È un libro. E ci vanno i messaggi? No. Ci vai su Twitter? No. E ce l'hai il wifi? No. E ce lo fai questo? No. È un libro. Guarda. Ruggì Long John Silver. Affare fatto allora? E con una risata folle sguainò la grossa sciabola. Jim era pietrificato, era suonata la sua ultima ora, ma poi ecco in lontananza una nave. Un gran sorriso si disegnò sul volto del ragazzo. Troppo lungo, adesso lo aggiusto io. LJCS, ok? Ah, Jim. E senti, ma che altro fa questo libro? Serve la password? No. E serve lo username? No. È un libro. Me lo ridai il mio libro? No. Vabbè, allora. Io me ne vado in biblioteca. Ah, non preoccuparti, Lo metto in carica appena l'ho finito. Ma non serve! È un libro, asino! Vi aspetto per continuare a leggere altri libri insieme. Ciao, buon viaggio e buon tour. Buon tour. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Questa bellissima lettura ha divertito molto anche me, quindi immagino i bambini che ci seguono. Allora, continuiamo con questo tour. Qui torniamo alla sala principale e possiamo vedere delle altre opere che arricchiscono la nostra biblioteca. Qui ce n'è una, è un'opera d'arte della professoressa Sara Volzani, e qui ne abbiamo un'altra del professor Nicola Zamboni, che è qua con noi e che ci può raccontare qualcosa al riguardo. Ricordo che queste opere sono state donate da Equipe, quindi è un'altra bellissima collaborazione di un'azienda del nostro territorio a vantaggio della nostra biblioteca. Libri e barca. E si viaggia sia leggendo o si scrive viaggiando. Un detto che mi piace molto dice: se non viaggi è come leggere una sola pagina di un libro per tutta la vita. Quindi le due cose si avvicinano. La simia, che ha fatto mia moglie, che un po' mi conosce, e quindi dice: ma quando tu leggi un libro lo capisci? E io sì, cerco di capirlo. E quindi adesso in ironia la parte, diciamo così, di culture e degli animali. La scimmia che legge. Grazie. Continuiamo con il secondo piano. Come vi raccontava il sindaco, abbiamo lavorato anche per rendere senza barriere questa struttura. Qui c'è un nuovo ascensore che permette a tutti
di poter fruire di questi spazi, noi in realtà adesso prendiamo le scale e arriviamo nel piano intermedio. Il piano intermedio è dedicato a una sala che non esisteva prima, perché qui abbiamo la sala edicola e lo spazio ristoro. Come vedete, si tratta di uno spazio molto accogliente in cui è possibile fare delle piccole pause dallo studio. Ci sono libri che riguardano i viaggi, la cucina, il benessere. E qui abbiamo un'altra piccola sorpresa, perché abbiamo la nostra Elena Galeotti dell'Associazione Cantaride che farà una lettura dedicata agli adolescenti. Agli adolescenti in particolare in questo momento di crisi e di difficoltà. Prego Elena. Sì, leggerò un brano tratto da Educazione Europea di Romain Gary. Uno dei gruppi ancora attivi e vivaci era quello di Krylenko, comandato dal tenente Jablonski. Ed è lì che Janek trovò una nuova famiglia. Jablonski tossiva come un cane e sputava sangue. La fidanzata Jadwiga era bella, elegantissima, appassionata di musica classica. Si era portata nella foresta un grammofono e quella musica tra gli alberi. La musica di Chopin. Dobranski era lo studente, l'amico, lo scrittore con il culto della libertà. E poi c'era Zsozsa, il grande amore. Lei si prostituiva, si concedeva ai nazisti per estorcergli informazioni. Zsozsa fu da subito l'amore e Dobranski l'amicizia. Solo Dobranski capiva quello che stava accadendo nel cuore di Janek. E mentre camminavano insieme attraverso i canneti, dopo mesi e mesi di sangue, dopo le centinaia di persone uccise, gli amici sepolti, gli disse: «Presto finirà, forse la prossima primavera, e allora te lo giuro, basta con l'odio, basta ammazzare, vedrai la pace, la costruzione di un nuovo mondo, vedrai». Era seduto sul ghiaccio, disse Janek, con i pattini ai piedi e quella sciarpa intorno al collo, che di sicuro gli aveva fatto sua madre, e non era più vecchio di te, avrà avuto 15-16 anni, al massimo 20, non mi ha neanche guardato, era rassegnato, aveva semplicemente abbassato la testa e aspettava il colpo, ho preso la mira con calma e ho sparato. Tu dirai, non potevi fare altro, è colpa loro, sono stati loro a scatenare questi orrori. Ma no, la verità è che in Europa abbiamo le cattedrali più antiche, le più vecchie e celebri università, le più grandi biblioteche, ed è qui che si riceve l'educazione migliore. Sembra che vengano in Europa da tutti gli angoli del mondo per istruirsi, ma alla fine quel che ti insegna tutta questa famosa educazione europea è come trovare il coraggio e delle buone ragioni valide e convenienti per uccidere un uomo. Questa è la verità, non è così? Non è così? Un uomo che non ti ha fatto nulla e che se ne sta seduto sul ghiaccio in mezzo al bosco con i pattini e a testa china aspettando la fine, e pensare che io volevo fare il musicista, io volevo... Dobranski si fermò nella neve alta fino alle ginocchia e alzando la testa si mise a parlare. Parlò di libertà e amicizia, del progresso, di pace, fraternità e dell'amore universale. E parlò del suo libro, disse, si intitolerà Educazione Europea, in senso ironico naturalmente. Per educazione europea intendo proprio le bombe, i massacri, gli ostaggi, gli uomini costretti a vivere nelle tane come bestie. Passa il tempo, la foresta si agita, mormora nel sole, è difficile difendersi dai ricordi, non cercare nello stormire delle foglie il segno di qualche emozione misteriosa, non sentirsi riconosciuti, accolti con gioia. Gli alberi sono tutti là, loro non muoiono facilmente. Janek guarda la buca, che ora è ricoperta di muschio, e pensa a tutti i segni di morte e di amore che contiene. Sente il cannone amico che tuona lontano, l'urlo tremante che viene da sottoterra, il debole lamento del suo bambino. Tutto è passato. Si gira
e rivede Dobranski in un lago di sangue, disteso sull'erba in riva al Vileka, e di nuovo sente il cannone dall'altra parte del fiume. Ricordati, Janek, nessuna cosa importante muore, solo gli uomini e le farfalle. Non ho avuto il tempo di finire il mio libro. Finiscilo tu per me. Promettimelo. Parla loro della fame, del freddo, della speranza e dell'amore. Vorrei che fossero fieri di noi e che si vergognassero. Bisogna che sappiano. Non devono dimenticare. Diglielo. Parlagli di noi e di quanto ci abbiamo creduto, del nostro amore, dei tuoi 15 anni, di Zoja, del nostro sacrificio, e scrivi di questi luoghi, di ogni albero, cespuglio, corteccia, della grande quercia, e ricorda, la libertà è figlia dei boschi e anche delle foreste, ed è là che torna a nascondersi quando le cose vanno male. E a distanza di pochissimo tempo Janek ricordò queste parole. La verità è che ci sono momenti nella storia, momenti come quello che stiamo vivendo anche ora, in cui tutto quello che impedisce all'uomo di abbandonarsi alla disperazione, cioè tutto ciò che gli permette di avere una fede e continuare a vivere, ha bisogno di un nascondiglio, di un rifugio. Talvolta questo rifugio è una canzone, una poesia, una musica, un libro, un atto di bellezza. Ecco, io vorrei che il mio libro fosse uno di questi rifugi e che, aprendolo alla fine della guerra, gli uomini ritrovassero intatti i loro valori e che capissero che se hanno potuto forzarci a vivere come bestie, non hanno potuto costringerci a disperare. No, perché non esiste un'arte disperata. La disperazione è solo mancanza di memoria e di arte. Grazie Elena, grazie di cuore anche a te. Io questo lo dedico ai ragazzi del Salvemini e a tutti i giovani che in questo momento sono disperati. Grazie, noi di questo regalo riprendiamo un piccolo incidente di percorso. Riprendiamo il nostro giro e, come diceva proprio adesso Elena, speriamo che questo spazio dia un po' di risposte e un po' di bellezza, in particolare ai giovani e ai ragazzi. Sicuramente quando ci sarà la possibilità di iniziare a frequentare questi luoghi in modo più fisico, in modo più continuativo, i ragazzi troveranno tante risposte in questi, nella nostra biblioteca, e l'abbiamo pensata anche per loro. Qui entriamo in una sala studio, e come un po' come in un tempio, la biblioteca è costruita su più livelli, quindi al piano terra ci sono i bambini, c'è un po' più magari di confusione, di risate, di allegria, ci sono le persone che entrano, che chiedono informazioni per il prestito librario. Al piano di mezzo, al primo piano, abbiamo visto lo spazio per le pause, il relax, le letture un po' più leggere, e poi all'ultimo piano lo spazio più silenzioso, più intimo, più dedicato appunto allo studio. Qui abbiamo una sala studio, abbiamo inquadrato la targa dedicata ad OMSI, un'altra azienda del territorio che ha collaborato con noi per arredare la nostra biblioteca. E questa è una bellissima sala, come vedete i tavoli attrezzati per studiare. Immaginiamo tanti ragazzi, appena sarà possibile, che potranno trovare la concentrazione necessaria per studiare. Vediamo qui alla parete Mattia Moro, che ha fatto il servizio civile qui da noi, e oltre a questo, oltre ad essere un giovane ragazzo, è anche un grafico, un fumettista, e ci ha così realizzato questi bellissimi murales esterni che riprendono la linea grafica del logo storico della nostra biblioteca, lo valorizzano e lo rendono un po' più moderno, e tutte le etichette, tutte le icone
tutto quello che vedrete nella nostra biblioteca è stato ripensato secondo questa linea grafica. Come vedete Mattia è ancora al lavoro per gli ultimi ritocchi che simbolicamente abbiamo voluto dare oggi in diretta. Io lascio la parola al sindaco per i saluti finali e vi ringrazio di avermi seguito in questo tour e speriamo di vedervi presto qui. Grazie. Grazie, in realtà grazie a Giulia che rimane qua con me, ma siamo davvero alle battute finali. Io non posso che ringraziare tutte e tutti voi che avete voluto dedicare questi minuti, questa oretta di questo pomeriggio per visitare con noi la nuova nostra biblioteca e assistere a quel momento importante che è stato quello di darle un nome. Non posso che dirvi, in un periodo dove siamo costretti, ristretti tra confini e limiti, di abbandonarvi invece alla lettura, perché come diceva il grande Umberto Eco, vi permetterà di esserci quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, ovvero essere oltre ogni confine, ogni limite di tempo, di spazio, di realtà e di fantasia. Buona lettura a tutti nella nostra biblioteca, la biblioteca Deborah Lutto, Alessandra Gennari, Antonella Ferrari. Un grande saluto.